La rubrica di approfondimento di oggi ha come personaggio sotto i riflettori Mattia Proietti, centrocampista del Teramo. Intanto benvenuto a questa rubrica, Mattia. Grazie. Allora Mattia, partiamo un po' dai tuoi inizi. Trafila consueta nelle giovanili, tu sei di Torino, hai 26 anni, nella Juventus, sponda juventina. Che ricordi hai di quel periodo? Ma è sono cresciuto, la mia infanzia mi ricorda quei momenti lì, mi hanno dato una mano a crescere sia come giocatore che come uomo, che alla fine la Juventus è una cosa che si guarda molto. E quindi diciamo che quello che sono un po' diventato è merito anche di quel periodo. Quindi il carattere, lo stile Juventus esiste? Sì, esiste, è una cosa... E fanno molto, molta attenzione. Esiste anche il fatto che magari in casa Juve ci sia questo, questa è un'etichetta, anche un modo di dire, anche questo, forse come dei soldatini venite trattati in qualche modo i giocatori? Ma non penso che sia da definire come soldatini, penso che sia disciplina ed educazione. Io ricordo che da piccoli, già ai tornei, quando si affrontavano squadre di settori giovanili diversi, si notava questa differenza. Però sono piccole cose che dal mio punto di vista fanno parte della disciplina e dell'educazione, sono cose che mi porto tuttora con me e mi tengo strette e ne vado fiero. È un bagaglio importante di esperienze. Finita questa esperienza giovanile, primo campionato di Serie D e poi tanta Serie C con la maglia del Bassano, dove noi ricordiamo c'è il pescarese Luca D'Angelo che ti ha anche allenato per qualche stagione. Intanto anche qui un ricordo di questo allenatore. Sì, in 6 anni a Bassano ho avuto purtroppo 7 allenatori, perché dico purtroppo perché vuol dire che 8, in 2 anni c'è stato un cambio in corso d'opera. E da ognuno ho cercato di prendere qualcosa, e Mister D'Angelo sicuramente è stato una persona importante per me, perché mi ha fatto fare un ulteriore salto di qualità, tant'è che a fine di quell'anno poi sono riuscito ad approdare in Serie B a Pescara. Ecco, la tua grande occasione, mi hai anticipato in qualche modo la domanda, l'anno scorso dopo tanta Serie C, dopo tanta Lega Pro, la tua grande occasione con la maglia del Pescara in Serie B. A dire la verità non è stato un buon campionato né per il Pescara quello, e forse nemmeno tuo personale, poche presenze, 7 se non ricordo male. Adesso però insomma si deve ripartire, no? Con il Teramo. Sì, purtroppo oltre che a livello di squadra le cose non siano andate come ci si augurava inizio anno, a livello personale ho avuto qualche problema di troppo, dovuto più che altro alla sfortuna, perché comunque avevo fatto un ottimo inizio di campionato, stavo giocando, poi ho avuto questo infortunio a Salerno al ginocchio che mi ha tenuto fuori qualche mese, e quando sono rientrato che ho disputato le altre 3 partite me ne è venuto un altro di problema, quindi la mia stagione è stata un po' compromessa, e quindi a inizio anno di quest'anno col presidente anche ne abbiamo parlato e abbiamo pensato che la soluzione migliore potesse essere quella di riandare un po' a mettermi in gioco, un po' a trovare un po' di continuità, e Teramo è stata la soluzione migliore. E adesso come valuti, come collochi questa tua esperienza da Teramana? Bene, sono sempre convinto e contento della scelta fatta e ci sono tutti i presupposti per far bene. La piazza Teramana viene da 2 campionati non proprio esaltanti, quest'anno probabilmente viene chiesto a voi giocatori di fare decisamente meglio. Ma io penso che siano i presupposti di tutte le squadre a inizio anno, e quindi anche noi partiamo con quelli. Sicuramente non vogliamo fare un campionato anonimo o comunque lottare per le zone basse della classifica. Ovviamente ce la metteremo tutta per regalare il massimo a questa gente. A Bolzano contro il Sud Tirol hai giocato da mezzala, però tu puoi giocare benissimo anche da regista, anzi forse sei più un regista, no?
Sì, sono probabilmente più regista, però anche da mezzala posso dare anche qualche soluzione alternativa per caratteristiche, insomma, quindi mi ci posso tranquillamente adattare. E comunque in mezzo al campo siamo in tanti, quindi chiunque giocherà farà il massimo. Sì, ancora molto giovane, 26 anni, però guardando un po' il tuo futuro, quando smetterai di giocare, hai già in mente di rimanere per esempio nell'ambito calcistico oppure no? No, non, vabbè, al momento non ci penso più di tanto, mi sto già organizzando per dell'altro. Al momento non penso che il calcio possa essere il mio mondo. Perché? Perché è cambiato troppo? Non ti piace? Cos'è che non ti piace? Sì, questa intervista aveva suscitato anche qualche polemica già in passato, perché avevo appunto detto che non è un mondo comunque che mi appartiene, per i valori che ho io non è più un mondo bello come un po' di tempo fa. Troppi personaggi ambigui, troppi interessi al di sotto, quindi non... Aggiungiamoci che anche quest'estate, calcisticamente parlando, e non è ancora finita, è stata un'estate caotica sotto questo profilo. Sì, direi un po' surreale e direi anche un po' fuori luogo quello che sta succedendo, però ormai lo sappiamo, il calcio come tutte le cose è un po' il riflesso del paese, quindi non ci possiamo lamentare. Senti, ho visto che ti piacciono molto anche i tatuaggi, come mai questa passione? Ma in realtà più che una passione, non è una vera e propria passione. A 18 anni mi sono fatto il primo perché ero così curioso di questo mondo, e poi andando in là col tempo per qualche parente o amico così abbiamo scelto di imprimerci sulla pelle qualcosa di per sempre, ecco. Parliamo anche un momentino della partita che vi attende domenica. Voi venite da questa sconfitta immeritata, l'abbiamo già detto, a Bolzano contro il Sud Tirolo. Probabilmente uno 0-0 avrebbe o un 1-1 avrebbe fotografato meglio sicuramente la partita, però così è stato. Adesso c'è tanta voglia di riscatto contro una squadra anch'essa che ha perso la prima partita. Sì, probabilmente ai punti avremmo meritato forse qualcosina in più noi. Però sicuramente è un punto buono di partenza. Adesso domenica abbiamo una partita importante e ci teniamo in modo particolare anche per i nostri tifosi, visto che è un derby, e speriamo di portare i primi punti a casa. Mattia, davvero l'ultima, c'è un gesto scaramantico che fai prima di entrare in campo e qual è nel caso? No, non ho gesti particolari, cerco di ripetermi nella mia quotidianità, però alcune cose cerco di ripeterle nel tempo. Grazie e buon lavoro per tutto. Grazie a voi.